ritroviamo un amico del premio che ha partecipato l'anno scorso, quest'anno è un progetto fuori concorso perché è un partner della Best Practice, T-Notice, Claudio Anastasio. Buonasera. Sappiamo che nelle ultime ore, insomma, un accordo stipulato con il comune contratto, di Baronissi. Contratto firmato col comune di Baronissi ieri. Ricordiamo che dal trampolino di lancio dell'anno scorso abbiamo fatto un percorso di crescita bellissimo, abbiamo fatto una bella campagna di spot televisivi su tutte le reti Mediaset, abbiamo incontrato all'interno del premio e della missione cui ci ha portato il premio in California il sindaco di Baronissi, che si è subito interessato all'innovazione di T-Notice nella postalizzazione digitale e nelle comunicazioni con i cittadini, e dai tecnici di lavorazione amministrativa noi ufficialmente da ieri forniamo il servizio a 17.000 cittadini del comune di Baronissi, primo in Campania, secondo in Italia perché lo ha preceduto il comune di Piverno in Latina. E annoveriamo con orgoglio anche un altro nostro partner tecnologico, che è Banca Sella, che gestisce con la sua piattaforma Enterprise per le grandi aziende tutto il sistema di pagamento online del servizio. Quello che dicevamo in precedenza è che una pubblica amministrazione, un risparmio considerevole di quel tipo... Assolutamente sì, considerate che la prima commissione di indagine parlamentare della Camera dei Deputati ha relazionato come la pubblica amministrazione locale, quindi comuni, scuole e ospedali, ogni anno inviano circa 150 milioni di raccomandate cartacee con un costo diretto e indiretto, quindi comprensivo di carta, tonne, fascicoli, cartelline, quindi tempo di lavoro. Quindi anche un aspetto ambientale. Assolutamente, di 1,5 miliardi di euro l'anno in tutta Italia. 1,5 miliardi è una cifra vicina a una finanziaria e diventa una misura strutturale. Un risparmio di 1,5 miliardi euro ogni anno. E con quei soldi che può risparmiare il comune di Baronissi, può restituire alla collettività il restauro di un monumento, di una piazza, come ha già fatto, il mantenimento di un asilo nido e quindi sono servizi per i cittadini che per servono i cittadini, esattamente, che oltre servono. Che migliorare l'efficientamento perché si velocizza molto il rapporto di comunicazione e, più importantissimo, tutti i cittadini che utilizzano la raccomandata elettronica di T-Notice digitale per scrivere al comune verso qualsiasi altra pubblica amministrazione è gratis, non pagano nulla. Lo doveva fare la PEC per i cittadini, che poi è abrogata e non ha funzionato, lo sta facendo un'azienda innovativa, un operatore postale giovane e così lanciato fino in Europa. Siamo stati l'unico operatore postale italiano ad essere stati chiamati in Commissione Europea lo scorso 23 aprile, al fianco di La Poste francese e Deutsche Post tedesca. Grazie. Posso fare un unico commento? Enzo, a te la parola. Ovviamente, ciao, ci conosciamo, ci conosciamo. È molto tempo che abbiamo avuto modo di tornare qui a Salerno. Questo per noi è reciproca, la cosa lo sai, perché avere l'opportunità di aiutare in senso appunto di mettere in risalto quelle che poi sono le qualità di una proposta innovativa e quant'altro, non c'è bisogno che ripeta le cose. No, volevo fare una piccola notazione. Conosciamo tutti la attenzione che alcuni amministratori locali pongono a questi tipi di atteggiamenti, quindi ecco, essere anch'essi innovatori rispetto a certe soluzioni, acquisire l'innovazione, tra virgolette, rischiando, no, a volte. Beh, io posso dire una cosa, tu lo sai perfettamente, Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, è un dirigente di Poste Italiane. Sì. E il fatto che un dirigente di Poste Italiane, nella sua veste, avendo dismesso quel cappello, perché chiaramente... Però con quella esperienza... Ecco, questo è... No, volevo far risaltare solo questo, per carità di Dio, assolutamente.
è ovviamente un amministratore attento, puntuale, preciso, sicuramente non ha bisogno di me per essere qualificato quale pregiatissimo primo cittadino di una città con le sue problematiche, cioè, però ecco, ha avuto il tempo di analizzare la vostra offerta, di valorizzarla e di metterla in pratica. Quindi penso che siamo, da un punto di vista vostro, penso che non ci sarebbe stato un miglior esordio, se vogliamo. Il futuro è sicuramente digitale, indipendentemente da Tinotis. Siamo sulla stessa barca, come si vuol dire. Sulle 24 ore fa 20 anni uno dei mestieri che scompare è quello del postino. Il problema è che questo cambiamento deve essere accompagnato, non può essere imposto alle persone. E Tinotis rappresenta oggi quel ponte generazionale dolce che ti accompagna verso la postalizzazione digitale completata e che si completerà negli anni a futuro.